Ciao a tutti! Allora, oggi vi faccio vedere un piccolo ordine che mi è arrivato da Tessiland, piccolino perché non ho ordinato molto, però vi faccio vedere qualcosina. Beh, qui intanto vedete il coniglietto che ho terminato. Eccolo qui, il coniglietto da 30 centimetri, più o meno 32 centimetri. Qui ho iniziato a lavorare la sua giacchina. E poi le farò, perché ovviamente sarà una femminuccia, le farò anche una borsetta, una borsetta della spesa a rete, diciamo così. Eccola qui, con la sua codina dietro, sono molto carine, molto carine. Dentro c'è un sostegno in alluminio per tenere ben rigido il collo. Ed ecco qui la coniglietta. Allora, vi faccio vedere un po' l'ordine, che non ha a che vedere con la coniglietta, ma è del materiale, diciamo, diverso per fare altre cosine. Allora, intanto ho preso un po' di gomitoli sempre di Tech Cotton, che è questa microfibra che somiglia molto al cotone, in questo fucsia. In questo fucsia bello acceso. Eccolo qui. Questo rende bene perché comunque sembra effettivamente un cotone, sono diversi metri, dovrebbe 200 metri, 50 grammi, 200 metri, che è parecchio, insomma, quindi rende molto bene. Ne ho presi 1, 2, 3 e 4, dovrebbe essere, vediamo un po'. No, 6, 6, 6, 6 ne ho presi. Ok, perché ci devo fare una borsa. Tipo per il mare, insomma, retata che mi è stata richiesta, e poi vi farò vedere. Poi ho preso questo bel gomitolone da mezzo chilo di castano. Questo è un più che castano, questo è proprio un moro. Vedete, è un castano molto scuro, sembra quasi nero in videocamera, ma con la luce si vede che, vedete, ecco, si vede che è un marrone scuro, ecco, un testa di moro, diciamo. Molto bello, questi gomitoli da mezzo chilo di Bravissimo rendono tantissimo, insomma, sono veramente tanto tanto materiale. Io l'ho preso per fare i capelli di un'altra bambola grandicella, non sarà grande come l'ultima che vi ho fatto vedere, però sarà comunque grandina, sui 70 centimetri più o meno. E i capelli sono stati richiesti dalla cliente in questo colore. Quindi li farò così, così scuri. Poi sicuramente mi avanzerà, perché questo mezzo chilo è tantissimo, quindi ho preferito però prendere mezzo chilo perché è più conveniente. E poi l'ultima cosina che ho preso è un gomitolo di raffia, la raffia nera. Questa è la raffia ritorta, quella che costava un pochino di più, però l'ho presa, mamma mia, è durissima, l'ho presa per fare i ricami, in realtà, i ricami sulle borse, per ricamare i nomi, le iniziali. Vediamo un po' che cosa ne esce fuori. Consigliavano la raffia perché è più dura, rende molto meglio con le scritte. Qui c'è il metraggio, 250 grammi, 250 metri. Quindi, vabbè, comunque per fare le scritte credo che sia sufficiente. La proverò e vedremo. Dicono che sia meglio del cotone. In effetti è bella dura. C'era anche quella normale, quella naturale. Però mi pare che non ci fosse il nero. Mi sto ricordando. Comunque ho preferito questa perché è più... Vedete che è più sottile perché è ritorta, quindi è piegata, mentre quella naturale era troppo grossa, poi sarebbe stata un po' complicata da lavorare con l'ago. Ecco qua, quindi questo era il mio ordine, non un grande ordine, però tutte cose insomma interessanti e carine. Adesso inizierò la borsa fucsia e poi vi mostrerò i work in progress. Intanto con la coniglietta qui vi saluto, andrò avanti con il cappottino, poi ve la mostrerò ovviamente anche lei terminata. Io vi mando un saluto e se vi va ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!